Capisco, stare seduta a lungo può essere scomodo, soprattutto con il passare degli anni. Potrebbe essere utile variare spesso posizione o fare piccole passeggiate durante la giornata. Esatto, hai perfettamente ragione, ma io in questo momento devo parlare con te, per cui devo rimanere seduta qui sul tappeto. Quali trattamenti di benessere vorresti sperimentare in un centro benessere? Vorrei fare il percorso in acqua e massaggi. Sto cercando di trovare una risposta. Il percorso in acqua e i massaggi sono perfetti per rilassarsi, soprattutto durante l'inverno in Italia. Sei stata ad un evento sociale recentemente? Un evento sociale? No. Mi piace leggere anche, lo sai? Sto raccogliendo le idee. Capisco, un bel libro è sempre un'ottima compagnia per i momenti di relax, proprio come un massaggio rigenerante. Esatto. La lettura può essere un piacevole rifugio dopo una giornata in un centro benessere. Ti interessa partecipare a un club del libro? Oh, no. If you could transport yourself to any place in the world right now for a meal, where would you choose to indulge your taste buds? Yeah, actually, I would like to go to Turkey to try some baklava as well. I'm reflecting carefully. Indulging in diverse cuisines really exemplifies the joy of human experience, especially during the winter. I can imagine how delightful it would be to savor a special dish during Noruz. Perhaps we could explore making a traditional Iranian recipe together here in the lab. Do you enjoy listening to music while you work? Yeah, sometimes I listen to some interesting musics and in the genre of rock and metal. Oh, I understand. Having music in the background can sometimes enhance productivity and focus. Which Iranian musicians or bands do you believe have been influential in shaping the music scene in your country? Amir Tatarlu, do you know him? Ti piacciono le uova di cioccolato? Sto raggruppando le informazioni. Le uova di cioccolato sono deliziose, specialmente durante il periodo pasquale. Ti disturba mangiare cibi non allineati perfettamente nel piatto? Abbastanza. Essere perfezionista può aiutarti a raggiungere la migliore routine di meditazione possibile. Considera di includere esercizi di stretching dolci adatti a chi soffre di mal di schiena nella tua routine quotidiana. Va bene, lo farò, grazie. Sto ponderando le diverse prospettive. Sono contento che tu trovi utile il mio suggerimento. Mantenere la schiena in salute è fondamentale. Su questa strada troverai benessere e armonia per il tuo corpo e la tua mente. Considering side effects is crucial when evaluating the benefits of a medication, especially for someone who values their comfort and wellness. Do you currently use or have you ever tried homeopathic medication for your insomnia? I don't know what that is. Maybe you could explain. I'm pondering for a moment. Homeopathic medication involves highly diluted substances with the aim of triggering the body's natural healing processes. In Italy, there are certainly fans who enjoy watching the strategic and intense matches of the Ultimate Fighting Championship. Considering your Nigerian roots, how does the perception of mixed martial arts compare in Nigeria to other popular sports like football?
Football is a lot more popular in Nigeria, but since at some point we had some Nigerian champion, it became more popular in the country. I'm reflecting on the options. That's quite interesting. A Nigerian champion can indeed inspire increased interest in sports like the Ultimate Fighting Championship among Nigerians. Maybe you should challenge that Nigerian champion. I hear insomnia gives you plenty of time to practice your moves during those long winter nights in Italy. Nah, I think I'll pass.